Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Dark Souls 2. È la prima puntata in effetti. E che dirvi? Ho iniziato già a giocarlo e puttana Eva. Non ho mai provato un misto di amore e di odio così tanto insieme. Non lo so, vi giuro. Amo questo gioco, ma allo stesso tempo lo odio alla morte. Auto bersaglio, ok. Ed è così che iniziò una fantastica, orribile avventura. Perhaps you've seen it. Maybe in a dream. A murky, forgotten land. È un film questo, non è un video di intro, è un film tutto intero. Place where souls may mend your ailing mind. You will lose everything once branded the symbol of the curse, an augur of darkness. Your past, your future, your very light. None will have meaning, and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Dranglake. Perhaps you're familiar. No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate. Without really knowing why. Che bella vecchietta. Flame. Your wings will burn in anguish, time after time. For that is your fate, the fate of the cursed.
Bello, puttana Eva, è stato bellissimo. Penso che da ora in poi alcuni pezzi inutili li taglierò, molto probabilmente. Ma all'inizio, questo primo episodio probabilmente i tagli saranno minimi. Forse non esisteranno neanche in questo video. Ma nei prossimi, probabilmente le parti inutili le taglio. Vi farò vedere comunque le cose, dai. Non sono così stronzo. Però se bisogna guardare ogni punto. Il video sembrava reale, sembrava verissimo. Adesso la tunica che c'aveva addosso lui era impiantata nel terreno. Hanno speso più soldi per fare quel video che per tutto il gioco. Ed eccoci qua, belli belli. Nostro coso lurido. Bello però. Cioè passi. Io sto giocando con le cuffie, voi non mi vedete, ma passare nell'erba e sentire proprio l'erba che fa il rumore appena ci passi è davvero bello. Anche le os, un topo. Va bene, andiamo. Scappa lui, scappiamo noi. E c'è un oggetto. Io direi di andare di qua prima. Anche perché se incontriamo mostri son cazzi. Altro video. What seems to be the ruckus? Oh my, your face. The face of the curse. Mava? It's an undead. Mava? An undead has come to play. They all end up here, all the ones like you. You spoke to that kind old dear, didn't you? You're finished. You'll go hollow. Grazie. Yes, Che you've incoraggiamento della come for Madonna. them. Oh mio This is Dio. the fate. Of the Non so se ero curse. io, perché io non ho sentito una parola da lei. Quello che ha detto non l'ho sentito. What is your Ho sentito name? solo il bicchiere. Vi giuro che io ho sentito solo il bicchiere, ma non ho sentito la parola che ha detto la vecchia. No. Bella lì, Phoenix, At Phoenix, il least solito. you know your own Here's your reward Grazie. for sharing. It's a human Oh, un effigy. regalino. Una bambola. Take a closer look. Who do you think it's supposed to be? Think back, Una bambola, deep into your grazie. past. Yes, it's an effigy of you. Ma va. È l'ora di costruire il nostro personaggio. Questi sono i capelli di Xaldin, proprio sono i suoi, gli mancano le lance in mano.
La personalizzazione è un po' povera, devo dire. Cioè, mi aspettavo molto di meglio. Ok. No, diciamo che i baffi... No. Tatuaggi sulla faccia, ovviamente, no. Sesso maschio, corporatura. Cambia la testa, fra questo e questo. Questa. Fisico, vabbè, lo mettiamo muscolato. Classe. Allora, io ve lo dico, ho provato il maestro di spada, ovvero uno che combatte con due spade, Kirito Kun. E è figo, e ha due spade, ma questo lo possono fare tutti. Un mio caro amico mi ha consigliato una cosa, e ora che ci penso non è neanche troppo sbagliato. Lo stregone. Lo stregone lancia magie. Lancia le magie a distanza. Tutti i più temuti esseri che ci sono sono stregoni. Gandalf, Harry Potter, Magic, sono tutti maghi. Streghe, stregoni. E penso proprio che seguirò il suo consiglio e mi prenderò uno stregone. Anche se tutte le altre classi, tranne il chierico e il discriminato, che è palesemente un pervertito che gira nudo, diciamo che per tutto il resto anche le altre classi mi ispirano molto. Il cavaliere, il maestro di spada e il bandito soprattutto. Ma per questo gameplay sarà uno stregone. E vediamo cosa mi danno. Effigie, kit curativo, non sarebbe male. Osso, falò. Questo è stronzo, ti aumenta la difficoltà, ma questa è una scelta vostra, quindi io direi l'anello. E diciamo che confermiamo anche. All people come here for the same reason. Siamo a un quarto d'ora e tre quarti di video erano proprio video del gioco. Doesn't stand a chance. Well, you never know. Cazzo, vi ridete, vecchie? Vi do un colpo di tosse, morite. Trot along to the kingdom. But remember, hold on to your souls. They're all that keep you from going hollow. Oh, I'll fool you no longer. You'll lose your souls. All of them. Over and over again. Bella lì. Grazie per il consiglio. Mi hai appena detto che morirò più di una volta. Che gentilezza. Voglio provare a scommettere con voi. Se riesco a sopravvivere per tutto il video, non lo so cosa faccio. Potrei fare una pazzia. Io interiore. Bella lì. Eccoci qua col nostro bastone. This is a limbo. Fair travel. Why else would you visit such a place? This lost, decayed kingdom. Figata, con le cuffie si sente proprio anche dove direzioni.
Ok. Iniziamo a rubare tutto ciò che troviamo. Solito. E... beh, diciamo che siamo Gandalf ancora all'inizio. Abbiamo un coltellino del cazzo e un bastone. E sì, possiamo rompere la roba col bastone. Bella lì. Sì, non... cioè, potete anche non credermi o credermi sulla parola. L'inizio lo so già, l'ho già fatto almeno 5 volte, tutte, sicure. E sì, sono morto una marea di volte il primo minuto che l'ho provato. Io ora direi di tornare indietro e prendere l'oggetto. Dobbiamo prendere quello lì. Però non mi ricordo da dove cazzo si passa ora. C'è la cascata. Penso che dovrò buttarmi. Queste impronte non mi dicono niente di buono. Sono troppo grandi. Ciao. Non ti giri? Pronto? Oh cazzo. Via. Via 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 via. Scappa scappa scappa. Scappa 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 scappa. Via 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 via. È enorme e noi siamo poco armati. E se ne va. Corre via lui. Ok. Giù di onde energetiche. Vai 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 vai. Oh. Fuggi fuggi fuggi. Fuggi. Fujiyama, Fujishima, Fukushima. Ah! Via 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 via. Scappa scappa scappa. Merda. Ok, è andato. È stato relativamente facile. Oh, abbiamo trovato un anello. Ah, abbiamo anche l'anello di prima. Perfetto. Chissà se si vedono gli anelli. Io non li vedo. Vedo tutto meno che gli anelli. Vabbè. Ah, giusto. Non ho letto cosa facevo. Cioè, questo lo so. Aumenta il PV. Riduce notevolmente l'equilibrio dei nemici. Questo effetto potrebbe sembrare rilevante, ma chi sa sfruttare il varco nelle difese dell'avversario lo troverà un anello davvero prezioso. Cercheremo di farcelo andare bene, allora. Ok, non avevo visto male, allora. Resina d'ora, bella lì. Questa so già cosa fa. È quella che dà l'elettricità. Yotobi insegna. Ok. Allora, di qua si torna qui. E ok. E qua c'è l'oggetto. Ma ho paura di morire, a dir la verità io. Ok, non è successo niente. Ah. Ma va a cagare, dai. C'era la via per salire. Una pietra.
Vabbè. Andiamo. Beh, ci sarebbero i topi da ammazzare, però chi se ne frega dei topi, in effetti. Viva la topa. Beh, in effetti non abbiamo fatto un gran cazzo di niente, però sì, direi che come inizio può anche andare. Io direi che vi saluto direttamente qua, visto che 15 minuti sono stati solo di video e di gameplay abbiamo fatto sì e no 10 minuti neanche. Non lo so perché non so quanto sia uscito il video. Io vi saluto, vi ringrazio per la visione. Dark Souls è una figata e penso che questo sarà il gameplay che continuerò per un bel po' adesso. Voglio continuarlo perché mi piace davvero, voglio vedere come si sviluppa la storia e spero che vi possa interessare anche a voi. Io vi saluto. Arigato gozaimasu, sugo ni anata yoji. Bella lì, ragazzi.